Ci troviamo qui presso il presidio vaccinale della difesa della Brigata Garibaldi. Stiamo vaccinando circa 9.000 persone in poco più di 40 ore in maniera continuativa. Abbiamo avuto una risposta importante da parte della popolazione, soprattutto una risposta forte da parte dei giovani. Hai saputo che c'era questo Open Day e ne hai approfittato subito? Sì. Come hai trovato l'organizzazione? Ottima. Ottima, davvero, un'organizzazione fantastica, il primo pensiero che ho avuto. Vaccinatevi! Ci troviamo qui presso il presidio vaccinale della difesa della Brigata Garibaldi, frutto di una sinergia forte fra l'ASL di Caserta e appunto la Brigata Bersaglieri Garibaldi. Oggi è un giorno particolare, nominato da noi Astra Day. Stiamo vaccinando circa 9.000 persone in poco più di 40 ore in maniera continuativa. Abbiamo avuto una risposta importante da parte della popolazione che si era prenotata la scorsa settimana. In poche ore sono andate esaurite tutte le dosi disponibili, soprattutto una risposta forte da parte dei giovani che hanno dato un segnale importante a tutti noi, una volontà di ripartire, di ricominciare, di vaccinarsi presto per uscire da questa crisi. Quali sono i numeri? Abbiamo visto una situazione abbastanza tranquilla, ma è anche vero che la struttura è molto grande. Riusciremo a vaccinare circa 9.000 persone in poco più di 40 ore. I numeri importantissimi perlomeno per questo centro, ma con un'organizzazione delle procedure ed una disciplina messa in campo proprio dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi che consente di vaccinare rapidamente con tempi di attesa molto ristretti e quindi con limitati disagi per la popolazione. Per quanto riguarda il personale impiegato? Ma innanzitutto ci sono il personale dell'ASL che fornisce i medici, gli infermieri e il personale amministrativo. Poi ci sono gli uomini e le donne della Brigata Bersaglieri Garibaldi dell'Esercito Italiano che mettono in campo chiaramente l'organizzazione, le nostre procedure e tutto il dispositivo a supporto della struttura proprio dell'ASL che serve a vaccinare. Poi c'è la collaborazione importante di tante associazioni di volontariato e di altre associazioni come la Croce Rossa, l'AVO, eccetera, eccetera. Hai saputo che c'era questo Open Day e ne hai approfittato subito? Diciamo. Sì. Come hai trovato l'organizzazione? Ottima. Guarda, un'ottima organizzazione, veramente organizzatissimi. Com'è andata? Ottima, davvero, un'organizzazione fantastica, il primo pensiero che ho avuto. Bene, bene, una bella esperienza, è stato velocissimo, non me l'aspettavo. Adesso si può andare in vacanza? Diciamo di sì, magari, almeno fino al 30 luglio no. Ok, cioè aspetti la seconda dose. Esatto, sì. Alla prossima occasione approfittatene, ragazzi, davvero è una cosa che non deve essere lasciata. Io dico comunque che bisogna vaccinarsi perché altrimenti comunque il problema non si risolve. Consiglio a tutti di vaccinarsi perché ogni vaccino ormai si è capito che è sicuro. Vaccinatevi!